GF VIP, Luca Onestini, so perché è stata mandata via dalla casa. L'ultima puntata del GF VIP è stata molto movimentata, tra litigi e saluti, i geffini hanno, ancora una volta, vissuto emozioni forti. Due concorrenti che sicuramente si sono emozionati sono stati Luca Onestini e Ivana Mrazova. Lei ha abbandonato la casa dove che è stata ospite per diverse settimane. Durante l'ultima puntata del Grande Fratello VIP, i tre ospiti della casa, ovvero gli ex Martina Nasoni, Matteo Diamante e Ivana Mrazova, hanno lasciato il reality dopo una lunga permanenza al suo interno. Al momento del loro addio ai concorrenti, Luca Onestini ha rivelato che gli autori hanno preso una decisione specifica riguardo alla sua ex fidanzata. Ma per quale motivo Ivana ha dovuto lasciare la casa più spiata d'Italia? Ecco cosa ne pensa l'ex tronista. Luca Onestini e Ivana Mrazova si sono conosciuti all'interno della casa del Grande Fratello VIP alcune edizioni fa. I due, usciti dalle reality, erano diventati una coppia e lo sono stati per 2 anni. Poi la separazione e il nuovo incontro, nuovamente, all'interno della casa. I fan sperano che Luca e Ivana possano ritornare insieme. Fotocredits, per gentile concessione dell'ufficio stampa and emotion Italy, Music, Summer from Ben Sound. Come leggi anche, è successo stanotte dopo l'uscita di Ivana, Nikita e Onestini molto vicini. Lo stupore di chi seguiva la diretta. Cos'è successo? Botosnem, că și pești mari sunt slabi, balotez pe toți le-am spus la tot cam, ce sunt, ce simt, ce reprezint, mă disting fără blingă, nu te am, nu te voi, nu te mint. Casa de cultură hip-hop mă găsești construind, spui beton după care îl întind și el devine tare în timp, că așa-i betonul, underground, de 97 am dat tonul, dar nu ca Vodafone-ul și acum rap-ul-i moda, oh nu, așa e. Și zici că Stom Ford, la cum mă comport, întreaba asta nu-i loc de confort, rigor și omor tot. Sunt un crucișător, lansând rachete aerosol. Încă de când el era broc și se uza de aerosol. De când aveam mol, de când nu știai ce-i un miscol. De când ascultam gang.